Pronti ragazzi, abbiamo una libreria da finire. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, dopo un paio d'anni appena mi sono decisa a finire il progetto di far diventare Billy bello. Vi ricordate la libreria Billy che avevo acquistato all'IKEA e che ho messo in un modulo un po' più differente? Vi lascio dove c'è la i col pallino qui il video del primo video che ho lasciato così in 13 in asso a metà, perché poi ho riempito la libreria di libri e non l'ho più portata avanti. E allora sapete che vi dico? Adesso è giunto il momento di concludere quello che avevamo iniziato. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. La mia libreria da progetto ha 5 ante. Queste le ho trovate in un colore differente rispetto alla libreria, ma poco importa perché tanto io dovrò dipingere il tutto e darò un fondo colorato per omogeneizzare e per rendere aggrappante il supporto. Userò quindi per ogni anta della 1000 chiodi, ci servirà anche dello stucco acrilico e la spatolina. Delle striscette in forex, questo sapete dove lo trovate? In tutti i brico, tutti i negozi brico, cioè di vari spessori. Io poi l'ho tagliato col tagliabalze. Ho fatto delle striscette che fossero ad hoc per la lunghezza ovviamente del mio sportellino, in modo da richiamare anche il decoro dell'armadio che abbiamo fatto sempre insieme, di cui vi metto il link qui dove c'è la i col pallino. Allora, ci occorreranno quindi le ante, oltre alla libreria, la 1000 chiodi, poi un disegno che io ho creato qui, è un modulo che poi girerò e comporrò la composizione, poi delle fascette decorative per coprire delle giunzioni e ovviamente il colore acrilico che preferite per dipingere la vostra libreria. Ci occorrerà anche dello scotch carta, ci occorrerà anche della carta abrasiva 320 e una pezzetta umida ben strizzata. Ci occorrerà anche del flatting per finitura e una pennellessa. Intanto cominciamo con la cosa numero uno che dobbiamo fare, cioè attaccare le bacchette al nostro sportello. Una striscia di 1000 chiodi su cui faccio aderire il mio forex. Quindi attacco prima le laterali lunghe, così. Non ho fretta di andare subito allineata perché ho qualche minuto per posizionarle, e poi le laterali. Ok, adesso mettiamo i morsetti e lasciamo asciugare per 24 ore. Dopo aver apposto le fascette, che adesso sono ben tenacemente incollate, dobbiamo sistemare queste linee di congiunzione che rimangono così un po' aperte, no? Invece con lo stucco noi renderemo proprio piana la superficie. Con la spatolina, un attimino, ga. Con la spatolina prendiamo un poco di stucco, lavoriamolo leggermente, quindi inseriamolo all'interno delle fessure che sono rimaste in evidenza. Livelliamo, più tempo perderete a fare una buona stuccatura, meno dopo dovrete perdere tempo a carteggiare, quindi cercate di livellare meglio possibile e una volta fatto questo fate asciugare completamente, quindi con un po' di carta abrasiva passate per livellare bene il tutto. Io farò questo lavoro su ogni punto di congiunzione delle mie fascette. Mi raccomando, quando passate la spatolina pulite sempre le sponde in modo che il passaggio poi venga bello liscio, quindi ogni passata ripulite sul margine del barattolo la spatola. Una volta asciugatesi le fessure con una carta abrasiva sottilissima, questa è una 320, liscio in maniera molto veloce perché tanto poi il colore andrà a insinuarsi dove voglio. Toccate col dito se è appianata, mi raccomando anche i laterali e gli interni.
Fatto questo, quindi sollevata questa polvere con una spugnetta umida e ben strizzata, togliamo l'eccesso di polvere da tutta la superficie, di modo che quando andremo a dipingere non ci sarà pulvirulenza a creare grumi. Bene, fatta una, facciamole tutte. Adesso, una volta carteggiate le giunture, fatto tutto, proseguiamo con pitturare le nostre ante. Allora, cosa faccio? Metterò dello scotch carta a protezione del fondo, perché io prima voglio colorare le cornici, e quindi andrò quindi ad inserire dello scotch carta per colorare. Se voi avete un unico colore, ovviamente questo passaggio evitatelo, idem se avete un colore più chiaro sul margine e un colore più scuro sul fondo, perché tanto il colore più scuro poi coprirà quello più chiaro. Io ho un colore più scuro sul margine e un colore più chiaro sul fondo, e quindi è meglio che isoli quella parte, perché sennò viene sempre in trasparenza un colore diverso poi il chiaro del fondo. A questo punto prendiamo il nostro colore e piano piano, con grazia, passiamolo su tutta la parte che vogliamo del colore più scuro. Io darò due mani di colore. Passate il colore su tutto e lasciate asciugare perfettamente tra una mano e l'altra. Da questo deriva la messa in posa del colore in maniera ottimale, quindi anche la stabilità dello stesso. Quindi fate asciugare perfettamente, non abbiate fretta. Bene ragazzi, siamo giunti al momento di pitturare l'intera libreria, sia quella della parte a sinistra che quella della parte a destra. Allora, cosa faremo? Come approcceremo al lavoro? Dapprima passeremo un aggrappante e poi andremo con il colore. Faremo sia tutta la struttura che tutte le mensole impolveratissime che prima andrò a pulire una per una. Bene, adesso siamo pronti per passare il fondo sulla libreria. Scusate l'aspetto, ragazzi, ma sto dipingendo la libreria, non aspettatevi grandi beltà. Allora, come fare? Innanzitutto voi dovrete cominciare dall'alto, quindi si metterà dall'alto verso il basso. Questo eviterà che sgocciolamenti vadano lì dove già siete andati col pennello. E voi direte: allora tu perché stai cominciando dalla metà? Per farvi vedere, ragazzi, per farvi vedere come passare il fondo. Il fondo si deve passare così, in maniera copiosa, e a coprire. Poi cercate un fondo per legno, per esempio il mio non è specifico per legno, ma se lo trovate per legno meglio ancora, e serve appunto per far sì che il colore che poi metteremo aderisca perfettamente. Di cosa dovete essere, in cosa dovete stare attenti? Quando passate il fondo ci sono alcune superfici che lo rigetteranno, si dirimeranno, si riaprirà. Voi in quel caso ripassateci fino a far chiudere le lineature del fondo. Andate su tutto in maniera giusta, né troppo abbondante né troppo lesinata, quindi non così per intenderci, ma così, un bianco opaco, omogeneo e presente su tutto il supporto, e poi lo stirate ben bene. Mettetevi una mascherina se la puzza è troppo forte, e comunque lavorate in ambiente areato, nel senso, per esempio, io il balcone, le ante del balcone totalmente spalancate. Stendete bene uniformemente tutto il fondo su tutta la libreria, quindi lasciate asciugare per una notte intera. Buon lavoro! Ed eccoci pronti per dipingere la nostra libreria. Il colore è il medesimo dell'armadio, quello che mi avete visto fare insieme a voi. Le proporzioni sono esattamente uguali, anche se il colore visivamente risulterà un po' differente, perché rispetto all'armadio sono passati ben 6 anni, quindi i colori si ossidano, si stabilizzano e acquisiscono sfumature e toni diversi. Adesso andiamo voi sempre dalla parte più alta verso la parte più bassa. Io, che sto facendovi il video, quindi non posso parlarvi arrampicata da una scala, comincio a farvi vedere la stesura, che
Vedete il fondo come si è asciugato? Io non l'ho passato compatto, mi serve solamente giusto per dare un isolamento. L'alternativa sarebbe stata carteggiare tutto, ma carteggiare con la camera in uso sarebbe stato allucinante, quindi ho preferito dare il fondo. Bene, per quanto concerne la stesura del colore, immergete le setole del pennello, scaricatele leggermente da una parte, mentre con l'altra su e giù su tutto. Insinuatevi da subito nei margini, perché sennò poi la discromia rimarrà per sempre. Fate una passata su tutto, dopodiché, se è necessario, proseguite con una seconda mano di colore. Fatte le due mani di colore, l'intensità è questa. Adesso cominciamo con la tonalità più chiara. Qui devo stare io molto molto attenta ad essere brava. Non importa se poi andrò a mettere un po' di colore qua, come sempre io la prima pennellata faccio il guaio, perché tanto poi ripasserò con un pennellino sottile sulle parti che voglio finire in maniera più dettagliata. Quindi prima mano di colore omogenea, ovviamente anche qui ho messo la base, anche qui ho messo il fondo aggrappante, ovviamente, bene, e anche qui darò due mani di colore ben coprenti. Se il vostro colore non è abbastanza coprente, datene tre. Fate asciugare sempre tra una mano e l'altra di colore. Ho disegnato il modulo che voglio riproporre sulla mia anta su un foglio di carta forno, senza grandi pretese, che ho appiccicato su un foglio di carta carbone. Potete utilizzare anche la carta grafite. Adesso, questo naturalmente è un quarto del modulo che poi io capovolgerò di volta in volta. Comincio e mi avvalgo del modulo da ricalcare in modo tale che il disegno venga uguale in tutte e cinque le ante. Comincio subito a ricalcare. Ok, una volta finito di ricalcare tutto il modulo, togliamo e quello che avremo sarà questo. Ora dobbiamo semplicemente girare il modulo e ricopiarlo dall'altra parte. Per fare ciò sfruttiamo sempre lo scotch carta che ha aderito sulla carta carbone. Ovviamente la carta forno farà meno grip. Voilà. Rigirare il modulo, quindi posizioniamo il modulo nella parte speculare e facciamo esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Adesso capovolgiamo il modulo nell'altro verso, nella parte superiore a questa. Ok, e rifaccio la stessa cosa anche da questa parte. Voilà. Quindi rigiro per l'ultima volta il foglio e faccio anche l'ultimo lato. Il modulo, come vedete, è tutto ridisegnato. Adesso fatelo su tutte e cinque le ante o su tutte le ante che avete da decorare e poi successivamente dipingeremo. Adesso scelta dei pennelli. Scelgo dei pennelli in sintetico, martora sintetica. Io mi affido sempre all'eccellenza di Tintoretto, che recensisco sul canale perché ci collaboro, ma che poi uso anche per i miei progetti più importanti, perché sono dei pennelli stupendi, e scelgo un 10. Il colore ce l'ho già pronto, se l'avete fatto voi non ci saranno di problemi, ma se invece è un disegno copiato vi suggerisco di capire le curve del vostro disegno e andate molto a movimento di polso. Coprite la grafite, ovviamente, e divertitevi a dipingere le vostre ante.
Okay, finito il passaggio con il blu scuro, illuminiamo, diamo delle lumeggiature col blu chiaro, quello di fondo. Pennello sottile e così un po' dove capita. Lumeggiamo i passaggi della nostra pittura. Finito di lumeggiare un po' come ci pare tutto il nostro disegno, basta, mettiamolo da parte e lasciamolo asciugare completamente. Dopodiché passeremo il flatting. Bene, bene, una volta ultimato tutto il decoro della nostra anta, così come tutto il decoro della nostra libreria, dobbiamo ripassare tutto a flatting. Come si fa? Si immerge il pennello, lo si scarica dell'eccesso di vernice. Questo è un flatting all'acqua, di gran lunga migliore da usare per gli interni di quello a solvente, perché non produce nessuno lezzo. Quindi una volta scaricato si passa su tutta la superficie, non tralasciandone nessun angolo. Quindi prima sul laterale, intingiamo e scarichiamo. Ed ecco, passata la prima volta il flatting, facciamo asciugare completamente, quindi diamo una seconda mano. Per oggi il nostro viaggio nella decorazione del nostro mobile finisce qua. Ovviamente queste due passate dovete darle anche su tutte le mensole e su tutta la struttura del mobile. Io ve l'ho fatta vedere qui in piano per semplificare la cosa. Fatto ciò, adesso aspettate completamente che si asciughi, quindi ripassate una seconda mano. Questo servirà per poter pulire il mobile anche con una pezzuola bagnata, umida più che bagnata, all'occorrenza ovviamente. Quindi ci salutiamo qua, vi lascio ai punti che abbiamo trattato, sezionati punto per punto, e dopodiché ci vediamo, che ho ancora qualcosina da dirvi. A dopo! Certo, visto così in piccole fasi può sembrare una cosa shue shue, ma in realtà non lo è per niente. Quindi se vi apprestate ad iniziare un lavoro di questo tipo, tenete in conto che dovete avere almeno una settimana piena totalmente da dedicare a questo progetto. Io oggi ho interrotto il video nelle fasi decorative, il prossimo video invece vi farò vedere le fasi di assemblaggio e decorazione orpellativo, cioè tutte le maniglette, tutte le rifiniture in ottone, tutto quello che andremo a raggiungere per decorare in maniera estranea al mobile il mobile stesso, e quindi poi vedrete l'exploit finale con il lavoro ultimato. Spero che questo video vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo riprendere questo progetto e vederlo finito, è una grande soddisfazione, in questo momento ce l'ho proprio di fronte a me che mi sorride, e spero che se vi è piaciuto mi lascerete un pollice in su e condividiate questo video sulle vostre pagine Facebook. Il 4 febbraio, se vorrete venire a salutarmi, io vi aspetto al carnevale di Mister Bianco. No, non sarò un carro, ma
itinerante, ma sarò un membro della giuria del carnevale, del bellissimo carnevale dei costumi siciliani, il carnevale di Mister Bianco. Quindi sarà l'occasione per scambiare due chiacchiere. Certo non potrò stare molto con voi perché io lì sono per lavorare, però un bacino, uno scambio di parole sicuramente potremo farlo. Se passate di lì, certo non venite per me, ma se passate di lì venitemi a trovare lì nel palchetto della giuria, così che io possa salutarvi tutti. Vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, i miei altri canali YouTube. Vi aspetto su Instagram, dove vi ho dato qualche anteprima curiosa del lavoro che ho fatto sulla libreria, e vi aspetto soprattutto qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!